Buonasera a tutti, per me personalmente è un grande piacere avere qui Cini, perché come diceva il nostro magnifico grande intellettuale, un architetto, ma soprattutto vista anche l'utenza nostra che è sempre maggiormente femminile, i nostri studenti sono sempre più ragazze e quindi è soprattutto un architetto che anche ha portato la dimensione femminile nel suo progetto e poi ce ne parlerà. Ma è un piacere anche personale perché è stata una delle prime persone che ha creduto nei corsi di design. Mi ricordo quando design ha aperto i corsi a Milano e a Como, tutti dicevano Como, lontano come la Siberia, e Cini è stata una delle persone che ci veniva a trovare. Allora adesso ridendo dicevo ci dovrai venire a trovare a Delhi, perché come sapete sono cominciati i nostri corsi in partnership a Delhi, le quattro classi come a Milano secondo i nostri corsi di studio. Al Politecnico abbiamo anche delle classi di un nostro, ogni anno tre classi di studenti americani. La prima domanda che ci fanno: ma come siete stati bravi a costruire il brand Milano? Come siete riusciti? Il brand Milano. E dico, guardate, non è stato un processo razionale. Sono state varie figure che ci hanno aiutato in modo vario a, attraverso strati, azioni di tipo diverso, a costruire. E Cini è senz'altro uno degli esempi più significativi. Più significativi perché ha fatto dialogare l'architettura con la dimensione dell'umana, la dimensione dell'oggetto. Triennale ha una mostra itinerante che per il semestre della presidenza europea da parte dell'Italia, che in genere portava, come ha portato la Venere del Tiziano, la Scala, eccetera, per la prima volta decise di portare una mostra di design. E fu fatta questa mostra I maestri del design italiano. E uno dei maestri sei tu. Che effetto ti fa essere considerata un maestro? Siete voi che mi avete definito maestro, un chino a questo servizio, ma non sono maestra, io ho imparato tutta la vita, ho cercato di imparare sempre e la vita stessa mi ha insegnato, insomma, quindi sì, non, maestro è troppo, esperta, diciamo, con una certa esperienza nel rapporto umano tra gli umani e la loro orientazione, negli spazi che li contengono, il rapporto fra loro e la vita. Certo, tu negli anni Ottanta hai scritto un testo che era La dimensione umana dell'abitazione, che per noi era anche utile a livello didattico, perché quando essenzialmente si pensava al progetto architettonico in rapporto al territorio, alla dimensione, alla macroscala, invece ci avvicinava agli spazi interni, a questo tipo di attenzione, no? Sì, gli spazi interni avevano una tradizione di decorazione, veramente, erano dei decoratori che si occupavano degli spazi interni, era molto raro che un architetto, anche avendo costruito l'edificio, entrasse a tagliare lo spazio dell'appartamento. La dimensione umana e gli effetti per me erano un argomento importantissimo, l'ho sempre curato con molta attenzione perché ho dei concetti base che ho naturalmente messo in queste mie valutazioni dello spazio a disposizione. Cioè, ho sempre pensato che in una casa si dovesse vivere con un'autonomia personale. Infatti, su questo esempio, su questo motivo, io ho il mio primo esempio, che è una casina che ho fatto per noi, in famiglia, a mare, e che è fatta di quattro spazi che hanno, quattro stanze, che hanno il loro piccolo bagno, la loro uscita a mare, l'indipendenza assoluta di vita. Assicuro che questo non corrisponde a ricchezza, ma risponde solo a un buon senso nella divisione degli spazi. Non occorrono spazi immensi per, sto facendo la predica del mio lavoro, per dare un'autonomia e una responsabilità naturalmente agli abitanti.
È importante pensare che ciascuno possa vivere la sua giornata, la sua sera, il suo lavoro con una tranquillità nella sua stanza, senza disturbare gli altri, o che scelga di avere la colloquio con gli altri. Insomma, la scelta di stare insieme, la possibilità, la ricchezza di un'autonomia personale. Questo sì, che poi questi esempi sono quelli che ci hanno portavano nei corsi universitari a pensare alle nuove tipologie edilizie con l'appartamento che può diventare l'appartamento per il figlio che poi cresce, l'anziano genitore che poi rientra o a un certo punto della vita lo studio e quindi la flessibilità dello spazio. Ecco, la flessibilità per mutare il modo di vivere all'interno dell'appartamento, sì, quella di immaginare già che il figlio vive nella stessa casa, è un po' strano, i figli vanno spasso molto volentieri subito appena sono diciottenni o ventenni, però la flessibilità in modo che una coppia di giovani sposi si comporti in una certa maniera, invitando amici e no, e che magari maturando la vita si trasformi in qualcos'altro, in più in una ricerca di studio, questo deve esserci naturalmente. Allora, la sua pianta è fatta di quattro stanze che hanno l'autonomia del proprio bagno, della propria uscita al mare, mentre lo spazio centrale, che è cucina, soggiorno e a parte non è un porticato, l'apertura verso il mare, è comune naturalmente. Quindi è molto semplice da individuare questo mio concetto di vita autonoma. Cucina, soggiorno, apertura al mare, comune. Ogni stanza ha un piccolissimo bagno personale e l'uscita a mare, ogni stanza ha uscita a mare. Era una casa per me, per le miei figli, quindi mi è stato facile poterla realizzare. Non è poi stato sempre facile proporre questo concetto ai clienti, anche perché la tradizione ancestrale portava a usare la casa il più grandiosamente possibile e se ne infischiavano di questa autonomia e responsabilità del proprio spazio. Per cui se io dicevo facciamo una stanza dell'ospite, fai conto. No, la stanza matrimoniale può essere affiancata da una piccola stanza, perché si può decidere di stare insieme oppure di non stare insieme. E veniva risposta, per l'ospite. No, dicevo, l'ospite non c'entra, proprio nella vita della coppia ci deve essere la scelta di stare insieme, non soltanto l'obbligo. E questo, alcuni giornali mi hanno chiamato killer dei matrimoni, altri invece al manifesto così mi hanno detto concetti molto progressivi. Tuttora quando io taglio lo spazio di un appartamento di un mio cliente, tento di dare questa, di spiegare questa autonomia. Effettivamente lo spazio più centrale dove scelto per ricevere gli amici, per vivere insieme, ci deve essere sempre, perché quello è l'associarsi delle persone che abitano. Ma l'autonomia delle stanze io cerco di farla sempre. All'inizio della tua attività professionale hai lavorato con Ponti e con Zanuso. Penso alle case di Arenzano, di Zanuso, non erano così semplici, no? Però pianta quadrata molto, sì, quindi il fatto che ci fosse il patio centrale è sempre fatto. No, io sono stata un mese, Ponti mi aveva detto che non dovevo fare l'architetto, quando ero a scuola, non dovevo fare l'architetto ma il pittore. Io l'ho preso come complimento, ma non sono stato che ho fatto l'architetto. Da Ponti sono stata il primo mese, ero appena uscita dal Politecnico, mi è arrivato. Ponti era un poeta, un artista, e disegnava nei suoi scritti. Una lettera era fatta da ramoscelli di un albero che dicevano: Cini Boeri, se sei secchiona potresti telefonare al mio studio e venire a lavorare qui, per esempio. Adesso lo scrivo così, ma era un albero. Quindi ho telefonato e sono andata da Ponti, dove ho vissuto per due mesi, un e mezzo, non so, non mi ricordo. Beh, Ponti era una persona meravigliosa, era un grande poeta, per cui ho cominciato a pensare che l'architettura non fosse solo un valore tecnico e matematico, ma potesse essere anche una poesia. E Ponti era un uomo, era una poesia lui.
trovava sempre la parte più remota dello spirito degli abitanti da estrarre e da mostrare. I rapporti con i suoi clienti, che erano quasi tutte le persone più ricche di Milano, tra l'altro, erano però sempre di una grande umanità. Io ho conosciuto con loro i Borghetti, questa gente qui. E sono stata da lui poco più di un mese. Poi era un uomo che badava la parte strutturale in questa maniera, girava tra i tavoli del disegno dicendo: se sei disordinato non puoi fare l'architetto per la tua casa a casa. Semplificando così. Però mi ha fatto molto bene questo mese passato da Ponti. Gli 12 anni passati nello studio di Zanuso, che mi ha beccato una volta mentre stavo facendo una mostra per Boretti, mi ha detto: ma tu cosa stai facendo? Perché sono lavoro solo da Ponti, vieni anche nel mio studio. Sono andata nel suo studio, dove sono rimasta per 12 anni. È stata una scuola incredibile, una scuola seria di lavoro, che poi Zanuso era abbastanza rude anche, no? Mi ricordo che quando gli ho detto: ma adesso io, scusami, ma dopo parecchi anni, 12, sto pensando di aprire il mio studio, posso dire le parolacce? Sì, sì, puoi dire qualcosa. Ha detto: ma tu non hai coglioni per fare da solo. Questo è stato la sua spinta, il suo tentativo di ritenermi. E, comunque un architetto serio che lavorava molto bene, e quindi il mio lavoro negli anni di Zanuso è stato serissimo. Mi occupavo proprio degli interni delle sue case, mai di design. Vedevo a succedere il design, perché allora era forse l'unico studio di Milano che facesse, che lavorasse per l'Arflex piuttosto che per la, non mi ricordo le altre, e all'estero c'era IMSS che lavorava sulle sedie, c'erano Duchamp, eccetera eccetera, ma da noi non era ancora nato il design. E io l'ho visto succedere in mano a Zanuso e a Sapper. Richard Sapper era il suo aiuto, che lavorava in questo campo. Mi è piaciuto molto, l'ho seguito con interesse. Quando poi sono uscita dallo studio, appunto con quel augurio che mi ha dato lui, l'Arfes mi ha chiesto ancora di lavorare per loro, e così ho continuato. Sono partita con i divani e le poltrone, ecco perché a un certo punto ne ho fatto una trasparente, perché non volevo più vederli, la costa. Sì. E però ho fatto anche altre cose, ho studiato molto meglio le dimensioni umane in questo momento per fare questo, e lo faccio tuttora con molta gioia. Il nostro lavoro è sempre di gioia, perché è creativo. Però più lo dedichi seriamente a un aspetto della società, e più ti senti giustificato nella tua gioia di progettare. Quindi ancora oggi, quando mi viene che... No, ancora oggi, un momento di crisi in cui quasi tutti dicono: beh, un minuto, adesso aspettiamo, eccetera. Io cerco sempre di proporre cose nuove, ma non perché per amore della novità, perché le cose che mancano ancora al vivere facile della persona mi sembra giusto evidenziarle e occuparmi di quelle. Quindi le mie proposte sono, per esempio, ultimamente, adesso una stupidata la racconto, ho progettato una cucina su ruote che può essere portata all'interno del soggiorno, dove con gli amici stessi si cucina e si mangia, perché c'è anche un piano infilato per pranzare. E, vabbè, come interesse lo crea un argomento di questo genere, perché fa parte della nostra vita più attuale. Naturalmente però non è facile che uno subito si prenda l'incarico di progettare, di produrre una cosa nuova, e quindi il discorso, la risposta è sempre sì, interessantissimo, fra qualche mese ci pensiamo. Cioè la crisi c'è in tutto questo sistema della produzione, insomma. Il mio design, una delle domande che mi è stata fatta, se deriva dall'architettura. Ma sì, l'architettura dello spazio è la prima cosa di cui mi sono occupata, che mantengo sempre nel mio progettare. E naturalmente il conseguente è cosa usa l'uomo e cosa può servire all'uomo per vivere in questi spazi.
Cioè, non mi è mai capitato di progettare per così, per fare una cosa, voler fare una cosa bella, l'ho sempre finalizzata a qualcosa. Non è un merito, è proprio un modo mio di essere, insomma. Questa tua idea degli elementi trasportabili, quindi della flessibilità, beh, lo si vede dalle valigie che hai progettato, la porta, le per ruote, Rualdi, valigia, no? Su ruote. Sì, le ruote le ho usate molto, perché sono quelle che permettono di modificare, di muoversi e di modificare anche lo spazio della casa. Pensando ai tuoi divani, se pensiamo, dicevi la collaborazione con Arflex, pensiamo ad esempio allo strip. C'è chi l'ha avvicinato al sacco a pelo degli hippie e quant'altro. Come è nata questa idea dell'evidenziazione della cerniera? Un significato utilitario l'aveva, e beh, non mi voglio dare delle aree, ma lo metto sempre nella partenza dei miei progetti. Quello dello strip era che con la cerniera lampo aprivi il letto, aprivi il divano, lo mettevi a lavare, lo rimettevi su. Strips vuol dire cerniera lampo in inglese. E ha avuto un grande successo, per esempio, in America questo prodotto. Poi di quale altro? Ah, poi il serpentone, se vuoi. Sì. Il serpentone, quello è stato una forzatura proprio nel carattere della società, che però essere intelligente l'ha fatta. Io volevo smitizzare il divano importante, per cui pensavo di proporre un divano che si potesse vendere a metri, e così è stato. Tra l'altro erano i primi anni delle produzioni di poliuretano e della possibilità di lavorare con facilità queste materie plastiche, per cui accostando queste lamelle collegate con un tubo flessibile potevo creare la seduta per 2, 8, 24 persone. Questo è il primo serpentone trasportato dagli operai nella fabbrica dell'Arflex, naturalmente. È una fotografia di effetto, ma è stato utilizzato e venduto a metri, veramente. Si può, non moltissimo, non è stato un grande successo, però ha rotto qualcosa, ha dissacrato qualcosa. Cioè, si può sedere su una cosa comoda, purché sia comoda. E queste erano. Il problema era stato quello di creare una. La forma di queste sedute con la sufficiente morbidezza per sentirti comodo, ma anche una superficie leggermente più forte perché non, con l'anello, con l'orologio tu non la rompessi. Eravamo arrivati a fare questo. Non so se lo producono ancora, non credo. Cioè, nel museo c'è. Però era anche uno degli oggetti che avvicinava le sedute casalinghe invece ad altri spazi, perché è un oggetto per gli aeroporti, per gli spazi pubblici o semi-privati, sì. E quindi diciamo totalmente demitizzava quello che era il divano tradizionale borghese. Temo che ci sia solo nei musei adesso, qualche appartamento con lo serpentone c'è, ma forse non abbiamo la storiografia qui. No, non abbiamo. Comunque, vabbè, è stato anche questo un esperimento. Era un tentativo sempre di dissacrare la decorazione della casa, l'inutilità dei decori e delle abitudini ancestrali trasmesse, eccetera. Creare nuovo che aiutasse meglio a vivere l'individuo, io ho avuto la presunzione di fare, di proporre. È stata una presunzione, però qualcosa ho provocato. Senti, prima tu dicevi che Zanuso ti ha dato questa benedizione quando hai deciso di renderti sì. autonoma. Com'è stato l'approccio come donna al mondo della professione, il rapporto con, nel caso della realizzazione di edifici, con le maestranze del ciclo produttivo o con le aziende anche? Dunque, parto dalla fine della tua domanda. Incontro con le maestranze è stato buffo, purtroppo Zanuso mi ha buttato in cantiere immediatamente, stava facendo l'asilo di Laurenteggio, tema bellissimo che mi ha appassionato, ma quando entrava nei c'era, fischiavano gli operai. Vabbè, ma insomma non mi sono mai ricordata di essere una donna nella professione, non credo che possiamo forse avere qualche variante nella sensibilità dell'uomo e della donna rispetto all'interno di una casa, ma però
non mi sono mai ricordata di essere una donna, insomma, ho lavorato tranquillamente quindi con le altre persone dello studio, non mi sono mai sentita, semmai nell'ambiente totale degli architetti della città. Non mi ricordo di aver avuto grandi amicizie, sì, un po' perché, non so, Vittorio Gregotti era insieme a me a scuola, quindi l'ho rivisto qualche volta, ma normalmente non ero considerato un fulcro di incontri di architetti. Eravamo alla GAE e io, e basta, la GAE era però più robusta di me. E io non, per fortuna ho mantenuto la mia struttura meno robusta, ma no, per carità, non che la GAE fosse brutta, no? Parlavo psicologicamente e però me la sono cavata, no? E con le aziende com'è stato? Con le aziende più facile che non col privato, perché l'azienda ha una concezione utilitaria del tuo progetto, e quindi se c'era una cosa nuova che possiamo vendere bene, per carità, di cosa, ancora oggi mi scrivono chiedendo di fare qualcosa di nuovo e spero di poterlo fare, ma l'azienda non è stata mai un problema. Io ho sempre cercato, e questa è una cosa che forse il Politecnico dovrebbe fare di più, di entrare nella produzione direttamente per poterla seguire e insieme a chi produce, a chi manualmente o con la macchina produceva, elaborare il modello, che è una cosa molto importante. E devi venirci a trovare in Bovisa, perché vedresti che abbiamo i più bei laboratori d'Europa adesso. Ah, che bello. Ma se tu pensi, certo, tu ti riferisci quando eri studente, tu, e qua, anche la mia generazione, allora non avevamo neppure le sedie, ce le si rubava. Al tuo tempo no, perché eravate numeri minori, la mia generazione cominciavamo ad essere grandi numeri e non c'era nulla di tutto questo, si facevano i modelli, certo, sul tavolo di soggiorno dei genitori o in cucina, certo, certo, che aveva un parente in Brianza, oggi, certo, hanno tutti i nostri ragazzi, certo, certo, quindi sì, davvero sono fortemente dotati e fortunati. Comunque in tutto questo senso, primo periodo di lavoro e poi nel seguente, naturalmente, non mi sono mai accorta di essere una donna e quindi trattata in modo particolare. No, la fiducia me l'hanno data, forse io ero abbastanza seria nel proporre, ma non, forse, proprio no, insomma, non, è una domanda che mi è stata fatta tutta la vita, ma io ho sempre risposto che non, a me non è successo. Non avevo i baffi, non ero mascolina, ero io quella che sono. Ma difatti i tuoi, diciamo, colleghi, i tuoi compagni di studi ti ricordano e ti citano sempre come la ragazza, no? E sì, in effetti hai mantenuto questo spirito leggero che però fortemente impegnato. Assolutamente, ma, fortemente rispetto impegnato ad altre, è la cosa giusta, che hai anche citato, sempre più in un certo senso dolce e leggero, ed è una caratteristica che mi ricordo quando sei venuta a Como hanno notato anche i nostri studenti, che dicevano: ah, arriva Gini Boeri, pensavano di trovarsi di fronte a una istituzione rigida e hanno ritrovato una ragazza come ti ritroviamo oggi, no? Meno male, ecco, mi fa piacere. Sì, perché il nostro compito, il nostro ruolo è di essere in mezzo alla gente, non di essere al di fuori della gente a dettare. Quindi frequentando le persone puoi dare loro, passare. Quante volte ti si affaccia un cliente che è diametralmente opposto nel suo modo di vivere da quello che tu pensi. Però è giusto e doveroso seguirlo, non dirgli no, se ne vada, non sono io l'architetto giusto. Una volta solo mi è entrato un fascistello che mi ha chiesto di fare una roba, ho detto no, ha sbagliato studio forse. Però nell'approccio con queste persone diversissime da quello che tu pensi o hai sempre pensato, si può essere in questo caso un po' generosi, cioè non rifiutarlo, non lo dico, non si fa solo per mantenere il lavoro, ma proprio perché ti hai un filo di, non, insomma, non vorrei darmi delle arie, però lo dico, un filo di generosità all'interno tuo, e dici: ma forse io lo faccio vivere meglio questo signore, e quindi lo fai parlare, gli fai, esamini le sue idee, le discuti,
e soprattutto cerchi di portarlo con te nella progettazione, in modo che lui si senta autore, altrimenti c'è sempre l'ambizione virile un po' di essere, cosa vuole quella lì, sono io che faccio la mia casa. Quindi è una certa diplomazia che si impara. Un'attività maieutica quella del sì. progettista, e di continuo dialogo. Certo. Hai dovuto scendere a dei compromessi espressivi, ad esempio, in alcuni casi legati a fatti di gusto, a tutta l'oggettualità che spesso le famiglie italiane si portano appresso, no? Sì, per ma cui non no, si vogliono... in questi casi se la proposta era diametralmente contraria a quello che io proponevo, spero di averlo fatto con garbo, mi sono ritirato e ho detto no, non sono la persona adatta al vostro lavoro. Ho sempre molto più facilmente avuto un rapporto positivo, perché ancora adesso mi succede, se non mi ricordo l'ultima volta che mi è arrivata una lettera, forse da una casa che ho fatto nell'Alsazia anni fa, a dei tedeschi, che mi hanno scritto noi tutti gli anni per celebriamo un ricordo della Cinibue. Ah, e poi la lettera degli inglesi che hanno comprato la casa nel bosco, molto bella. Raccontaci. Non ce l'abbiamo qui. No. Che peccato, è bellissima. I contenuti sono siamo stati fortunati di avere una casa da lei disegnata in questi anni con un concetto estremamente progressivo. Non abbiamo qui la lettera, no, non siamo capaci di farci pubblicità. E poi citava le cose più belle che hanno trovato in questa casa e ringraziavano il fatto che dicendo che volevano conoscerlo, infatti li inviteremo in studio un giorno. Bello. È bello, fa piacere, sì, molto. Nella tua attività di design, qual è stato il rapporto, ce l'hai in parte già detto parlando di questo serpentone, il rapporto con l'innovazione tecnologica? Anche oggi è un elemento che... Che stimola moltissimo, certo. Sì. Io ho cominciato con l'inizio delle materie plastiche, dello stampaggio, era una grande gioia, prima non si poteva fare nulla, insomma. E il serpentone era uno stampo solo che creava tutta la sequenza delle lamelle, eccetera. Il progresso tecnico ha accompagnato assolutamente il lavoro di noi designer e quindi anche mio. Ed è importante che continui ancora, spero. Ultimamente grandi novità non ci sono state nella produzione, però l'impostazione il concetto del progetto di design è quello di scegliere un materiale idoneo a una certa produzione di serie. La produzione di serie è diversa da quello che veniva fatto per individuo, no? Quindi, ma diversa come attività produttiva, ma diversa anche come pubblico che acquista, perché un pezzo fatto su misura può avere un costo esorbitante, mentre un pezzo fatto in serie ha un costo minimo in confronto. Alcune delle aziende con cui tu hai lavorato, penso alla Lualdi, è nata come azienda di su misura e dall'esperienza delle porte con certo. Leopoldo Pirelli certo. o disegnate da Caccia hanno certo. poi pensato sì. Cambiate, di modificate, sì. metterle sul mercato e sì. molte storie industriali delle aziende che anche sì. abbiamo rappresentato nella quarta edizione del museo qui, quelle sulla storia delle cosiddette fabbriche dei sogni, le molte aziende dell'arredo italiano nascono in questo certo. modo, dal su misura alla produzione di massa. Direi che se tu parli di design positivo, in modo positivo, tutto quello che citi, lo saprai benissimo, ti accorgerai che ha dei valori di utilizzazione. Per esempio la porta in una certa maniera può essere usata per così o per così, avere un senso di apertura opposto. Adesso cosa sono altre cose fatte ultimamente di questo genere? I serramenti stessi hanno un tipo di apertura differente secondo le caratteristiche del profilato che viene trafilato per costruirli. Insomma, quasi sempre si dà una possibilità, una facilità di uso e anche di comprensione dell'uso. Cioè, direi che i concetti base del design, come era iniziato negli anni 50, però adesso è un po' diverso,
erano quelli di trovare la materia giusta per un tipo di produzione, quindi non esagerare nella ricerca, ma avere quella che veniva più facilmente elaborata in questo caso. Studiarne la produzione attraverso questo sistema produttivo e poter fare la massa di questi pezzi. Farne molti voleva dire diminuire moltissimo il costo di produzione, quindi di vendita. E questo è stato il concetto base del design anni 50. Sì, che era il concetto della democratizzazione del prodotto, la possibilità di avere un buon prodotto per un numero molto allargato, che in altri settori è stata la scoperta nell'abbigliamento del prêt-à-porter delle aziende italiane, no? Purtroppo oggi molte aziende dell'arredo hanno dimenticato questa missione. Mi è piaciuta la tua parola, democratizzazione, perché tu pensi, giusto, è vero, una volta l'architetto era l'artista, non so, dava la pennellata che loro credevano. E se pensiamo a Ponti, no? Sì, Ponte è già stato più intelligente, però era già un passo avanti. Perché pensiamo alla sua attività per Ginori. Però se pensiamo alla Superleggera, la facoltà d'architettura, quella disegnata da Ponti, aveva nella biblioteca la Superleggera ancora d'oggi. Certo. E generazioni si sono dondolate e dimostrano come funziona perfettamente. La borghesia normale, media, poteva permettersela. Quindi oggi nasce negli anni 70 questo tipo di progettazione utilizzabile in modo intelligente, direi. Sì, il peccato è che invece negli ultimi decenni siamo andati... quella stessa Superleggera oggi costa 1.300 euro, mi pare. Ma anche nella progettazione c'è un'inflazione, non c'è più il concetto di design. Oggi si disegna per il decoro, per l'arte, credendo che sia arte, poi magari non è neanche quello. Ma il pezzo prodotto in grande quantità per avere una capacità di acquisto più semplice, più facile e che abbia in sé l'oggetto del design dovrebbe, nel nostro criterio di anni fa, aveva anche l'incarico di manifestare il suo utilizzo. Per esempio, non so, un telefono non poteva avere la forma di un fagiolo, ma doveva avere... invitare la persona a utilizzare in maniera giusta. In fondo il dettato del Bauhaus, forma segue la funzione, sì, certo, era evidente. Certo, la partenza del Bauhaus era importante. Però tu citi il grillo ha fortemente anticipato tutti, con la sua miniaturizzazione, tutti i nostri telefoni facile, certo, che hanno un'apertura totalmente diversa, no? Forse possiamo dire che la vostra generazione aveva un approccio etico al assolutamente lavoro, legato proprio anche alla vostra esperienza della guerra, no? Tu so che può darsi, sì, insomma, certo, hai anche partecipato attivamente, sì, no? Certo, sì, sì, da ragazza a queste, sì, fatto la partigiana, quindi... non era un design quello, però era muoversi con un'utilizzazione del proprio movimento, della propria vita, non perdersi nel vuoto, questo senz'altro è giusto. E questo forse vi portava anche ad un notevole entusiasmo nella voglia di modificare la società attraverso... Che potesse acquisire l'arte anche a una cifra possibile per l'acquisto, insomma. No, questo è molto vero e mi fa piacere che sia stato così, in effetti è stato così. E indirettamente anche c'era questa voglia di azione sulle abitudini borghesi dei clienti che si rivolgevano normalmente agli architetti, certo, che però si aprivano verso altri scenari di organizzazione, certo, della società, no? Anche il concetto dell'arte è modificato. Il giudicare artistico un oggetto non è stato più così facile. E quando Rosselli ha presentato qui lo scaldabagno, ecco, nella prima mostra, era considerato quasi scandaloso. Infatti, no? Comunque è vero che un oggetto creato col criterio dell'utilizzazione ben evidente, nella maniera più giusta per rendere non costosa la produzione, quindi l'acquisto, spesso è un'opera d'arte e facilmente può essere un'opera d'arte, mentre oggi si fa l'opera d'arte per fare il design, che non ha senso, è proprio l'opposto. Si gioca col decoro, si gioca con le forme, ma
non è design, insomma, quello andrebbe ancora utilizzato come concetto perché fa bene alla salute di un paese. In America era già prima di noi, insomma, IMSS, questa gente che ha fatto design molti anni prima di noi, vive tuttora. Evidente. Tu citi IMSS. IMSS realizza le sue sedute partendo inizialmente dalle esperienze degli arti per i feriti che ritornavano dalla guerra. Certo, e quindi di necessità c'era una grande attenzione alla dimensione umana e all'ergonomia. Forse il design italiano ha aggiunto a questa attenzione ergonomica una dimensione etica di tipo diverso, no? Guarda, proprio mi stai dicendo, io l'ultima conferenza che ho fatto a Roma l'avevo intitolata, avevo detto che progettare è una gioia, ma soprattutto un impegno sociale, è vero. Parlando di io, quindi di 50 anni, 70 anni fa, parli di un impegno dedicato alla società. E mi piace molto che sia un impegno sociale, se no è un po' vuoto il nostro ruolo. E perché soprattutto in un settore dell'architettura degli interni in cui il rapporto è con una committenza privata, c'è il rischio che l'architetto diventi un po' il suo decoratore, joker, di lusso per chi può permetterselo, no? Allora riuscire a mantenere una dimensione etica nel proprio operato è una dimensione anche dialettica, come tu ci dicevi. Prima è proprio una dimensione psicologica, perché tu cerchi di capire com'è questa persona che ti chiede questo spazio dove vivere, quindi non è poco. E anche questo esame psicologico ti porta a fare un piccolo affiatamento con la persona che è di fronte, per cui lui non ti vede come uno ostilmente, ma sa che puoi aiutarlo. E quindi più lo conduci con te nella progettazione, più faciliti la cosa, la riuscita. Quindi una certa psicologia è giusto che la teniamo nel nostro modo di lavorare. Sì, forse potremmo dire che oggi in Italia, col fatto della grande diffusione a livello di stampa, dei consigli per l'arredare o quant'altro, tutti pensano di essere capaci ad organizzare la propria casa quando, e quindi valorizzano meno l'atteggiamento professionale, quando invece la tua esperienza ci dimostra che un abitare e delle soluzioni tipologiche innovative richiedono un certo tipo di conoscenza e di pensiero. Anche la porta che si può utilizzare nei due sensi, che è stata un'innovazione, indubbio, ancora oggi. Recentemente ero proprio alla Lualdi a fare una conferenza perché hanno organizzato una mostra su Bruno Munari, perché loro nel 91 fecero con Munari una serie di porte poetiche, diciamo, e ancora citavano come all'estero restino tutti sbalorditi nel vedere questi tipi di soluzioni. Indubbio. No, è l'unico valore che ci riconoscono all'estero. Quello della creatività utile. Sto guardando questo, per esempio, ho letto strips. Questo era fatto per semplificare l'uso del letto, no? Per cui tu aprivi la cerniera e areavi e la sera lo chiudevi. Poi questo è lo strips poltrone. Quindi qui c'era già l'idea che non facevi un pezzo, ma facevi una collezione di elementi. Avevamo l'altra punta che serviva concetto per il letto, la stessa altra punta poteva essere utilizzata per delle forme di seduta, e quindi erano abbastanza economiche come produzione. E questa idea dell'altra punta, indirettamente poi altri, De Ganello ha ripreso questo in quella sua poltrona, i feltri, in cui la poltrona ti diventa, è l'idea. La trapunta in quel caso che la poltrona che ti coccola. Che porta in sé l'imbottitura, hai ragione, sì. Questo nei tagli degli appartamenti, a parte che appena mi era possibile cercavo di far entrare la natura esterna. E questa era una casa al mare, infatti. Questa è una libreria appoggiata a una scala, cioè il parapetto della scala è una libreria, per cui ha l'uso interno e l'uso esterno della E anche l'idea che c'era anche nel tuo libro, le dimensioni umane dell'abitazione, il recuperare tutti gli spazi, perché in genere alcuni spazi come
gli spazi al termine della discesa sono spazi inutilizzati, in questo caso diventa una scaffalatura, sì, è vero, sì. No, spero di essere ancora capace di fare queste cose, mi piace molto. Questa qui era una casa fatta in Alsazia, in una zona molto nevosa, per cui le pareti sono inclinate per far sciovelare la neve. Queste sono signore che mi scrivono ogni Natale ringraziandomi, per esempio. E poi la casa è funzionale nel suo interno e ha come unico taglio questa luce interna, questo taglio sulla scopertura che è piramidale per dar luce all'interno. L'architettura fatta parecchi anni fa. Questo è un appartamento molto ricco, fatto a New York. Il proprietario era un mercante d'arte, era ed è, mi è rimasto ancora, adesso sto lavorando per lui a Tel Aviv, per esempio, mi ha seguito a Parigi, ha fatto la sua casa. L'ho seguito lungo l'evolversi della sua vita. E questo era l'appartamento di New York. Anche lì hai a che fare con un grattacielo dove tutto è predisposto, naturalmente gli scarichi sono in una determinata posizione, le strutture anche, per cui, ma è molto bella questa ricerca attorno a questi punti fissi che sono naturalmente da rispettare. Puoi costruire benissimo lo stesso. Io ricordo questo appartamento di New York, ecco, che ha un tracciamento diagonale, perché la fine dell'appartamento si affacciava da una parte sul Central Park e dall'altra sulla Fifth Avenue. La Fifth Avenue era una vista meravigliosa perché aveva il movimento delle macchine, tutte rosse, tutte verdi, che si muovevano sotto. E quindi poteva essere interessante affacciarsi. L'altro era la Central Park, che è bellissimo, e quindi arrivavi con un angolo alla fine e questo mi ha ispirato a fare un taglio rispetto a una diagonale che arrivava al punto più importante della vista. Infatti questo aveva in fondo il soggiorno, il pranzo, eccetera, e prima le stanze dei ragazzi appena entrati, qui nella parte più meno interessata all'esterno, ma l'importante era arrivare dall'ingresso fino alla visuale diagonale su Fifth Avenue e Central Park. Vediamo anche una cosa: se osserviamo la pianta, vediamo come le murature sono molto limitate, molto, quindi la flessibilità la leggiamo in pianta. Certo. Molte scansioni sono realizzate con quinte di arredo e quindi c'è anche una possibilità di modifica, certo, uso, quindi in fondo la voglia di dare al tuo cliente anche la possibilità, la sua libertà, di personalizzarselo, certo, di utilizzarselo in funzione delle sue esigenze. Ma adesso io tendo più a fare pareti scorrevoli che magari si uniscono lungo un disegno, che possono creare un paesaggio e poi staccandosi sono autonome nella loro immagine. E questo lo cercherei di dare agli impresari, cosa con i quali non ho ancora grandi rapporti, ma però può essere interessante. Come pure sto studiando dei temi più importanti, tipo le scuole, la scuola elementare, eccetera. E noi abbiamo fatto un progetto di scuola elementare molto, molto progressista, sia come concetto che come architettura, che stiamo proponendo al Ministero dell'Istruzione. Non abbiamo la pretesa di essere accettati dicendo che gioia, lo facciamo subito, però come suggerimento può servire. Ho chiesto ai ministri se era il caso o era un'utopia mandarlo, mi hanno risposto no, ce la mandi, sicuramente può essere interessante. E in questa scuola ci sono dei concetti veramente nuovi di modo di rapportarsi col bambino, del bambino con gli altri delle altre classi, eccetera. Questi qui sono ultimi progetti fatti per dei clienti ricchi. E sono delle case private? Sì, questa è una casa privata che ha una parte. No, questa è una produzione del vino anche. La casa privata è in paese, è vero. E quest'altra è una casa fatta nel bosco, che è quella che ha abitato adesso da questi inglesi che hanno fatto questo elogio incredibile del mio lavoro e che era ambientata tenendo conto di tutte le betulle, per cui si articolava per salvarle, le ho salvate tutte.
e nelle articolazioni naturalmente ho aperto le viste più belle sul paesaggio. E questi, come forse il pubblico saprà, ci sono delle realtà italiane in cui è obbligatorio fare davvero il rilievo di tutte le essenze. Certo. Però in molte realtà, in Sardegna ad esempio, certo, è obbligatorio questo, no? Devi fare anche il mock-up, quindi il plastico coi fili in scala 1:1 dell'edificio. Certo. Ma nella 99% dei casi in Italia questo non esiste e quindi, certo, è quanto mai importante andandosi a inserire. Sì, ma infatti in forse non interessa neanche che facciamo vedere molte cose. Se devo parlare del mio lavoro, dico proprio che i miei concetti base sono sempre quelli del rispetto della persona come prima cosa, no? Era una specie di esame psicologico prima di avere il coraggio di lavorare per lui o per lei. E poi l'utilizzazione e la libertà di uso dello spazio sono stati i miei concetti di base e lo sono tuttora, e la flessibilità, in modo tale che tu possa da un spazio piccolo attraverso lo scorrimento della parete raddoppiarlo o al contrario tagliarlo in due, e questa dà anche all'abitante una autonomia che gli può far piacere, insomma, può muoversi gli spazi come vuole. Questo delle pareti scorrevoli è ancora un tema che io sto portando avanti con delle immagini che si uniscono quando congiungi le due parti, oppure possono autonomamente essere delle immagini belle. Era un tema che anche Ponti, lui lo faceva attraverso le cosiddette modern fold, sì, ricordi, infatti, che si chiudevano, fold, sì, aveva questo, la sua casa di Via Dezza, poteva diventare un unico spazio open space, enorme, no? Certo. Però possiamo poi dire che di fatto la produzione edilizia ha abbastanza dimenticato purtroppo questi, sì, concetti. Io la no. Produzione edilizia forse di massa. Forse questo punto iniziale no, della mia professione. E se pensi oggi come piacciono ai giovani loft, no? Certo. E in fondo indirettamente si esprime questa voglia di spazio fluido, no? Certo. Allora forse anche attraverso, cioè nell'edilizia, diciamo, più normale o più tradizionale, è evidente che questo è un concetto, sì, che le nuove generazioni dovrebbero, sì, essere capaci di riscoprire. Più facilmente avanti, lo fanno, no? Con i mobili, queste divisioni, eccetera. Il mobile, io sto cercando che sia almeno il meno bloccato possibile, cioè il fatto che tu, partendo da una casa per andare nell'altra, se sei in affitto, debba strappare dal muro. Ho fatto per una ditta che però non è ancora all'altezza di produrla dei trenini mobili, cioè dei mobili su ruote. La ruota è sempre stata la mia amica. Beh, ma oggi tanti pensano anche alla cucina freestanding, proprio, certo, perché se uno cambia casa. Quest'ultima cucina che stiamo producendo adesso è proprio così, una cucina che può andare in mezzo agli ospiti e cucinare insieme. Ma ecco, questi trenini qui, per esempio, possono fare un percorso nella casa, portando con sé quello che utilizza nelle varie stanze. Nella stanza da pranzo potrà avere le armadio per i piatti, eccetera, nella stanza da letto avrà l'appoggio per i vestiti, e quando uno cambia casa se li porta via, non c'è nulla di murato, le pareti sono il meno possibili e sono date con concetti di base che abbiamo detto prima, della flessibilità e dell'utilizzo con autonomia. Ma i mobili, invece di essere murati, sono dei contenitori che si possono muovere. E che danno la possibilità all'utente, se ha voglia, di anche organizzare diversamente il proprio, certo, spazio. E poi oggi, laddove esiste anche una situazione diversa, una maggiore mobilità sul territorio, certo, soprattutto nelle famiglie giovani in crescita, naturalmente, c'è la possibilità, ecco, di vorrei proprio recuperare dire i propri arredi. Che questi criteri che io propongo e che spesso vengono accettati non sono costosi affatto, semmai fanno risparmiare dei soldi, perché il fatto di avere l'utilizzo doppio, per esempio, di un elemento, eccetera, semplifica anche l'acquisto di queste cose. Quindi non è una corsa al lussuoso questa mia, è proprio all'utilizzazione, il modo di vivere in modo più facile, più sciolto. Evidente. Mi sono fatta la propaganda da sola. No. Questi sono dei tavoli componibili fra loro,
perché hanno una forma che si inserisce, per cui tu ne hai due o tre, ma è anche il tavolo appeso, eccolo lì. Se arrivano degli ospiti in più, apri le gambe e le metti sul quarto tavolo che si combina nella forma degli altri. In effetti sono concetti che forse ultimamente la produzione un po' ha dimenticato e forse dovrebbe recuperare e valorizzare, perché erano gli elementi forti della nostra produzione e poi erano anche in sintonia con un'idea di costi relativamente contenuti. E purtroppo oggi il problema che osserviamo è quanto la grande distribuzione internazionale riesca invece a prendere questi concetti e a farne un enorme successo. Certo. Forse abbiamo detto che troppi designer italiani storicamente si sono occupati solo di arredo, e quindi oggi parliamo di design dei servizi, di altre realtà, certo. Va benissimo, ma forse potremmo anche recuperare nel design dell'arredo, avendo la Brianza, il Friuli, che sono delle nostre eccellenze, produttori bravissimi, attenzione a questi tipi di problematiche, e quindi cercare a tutti i giovani che abbiamo qui un invito ad una progettazione che non parta da ipotesi puramente stilistiche, ma parta da veri valori, la trasformabilità, la flessibilità, e da questi poi li traduca in forme nella nostra contemporaneità, semplici, ecco, certo, e facilmente anche commercializzabili a costi compatibili con il livello di risorse della nostra popolazione. Io per esempio su questo argomento delle pareti scorrevoli vorrei andare avanti e insistere, perché si possono fare delle bellissime cose nella casa, oltre che funzionali, cioè due immagini tagliate in diagonalmente che una va in una zona o nell'altra, poi per quando vuoi chiudi un locale e ti appare un grande quadro. Cioè, il privato magari delle volte è più aperto dell'industria. L'industria spesse volte ha detto a me: e porti questa cosa prima in America, che lei è più facile da portare, poi dopo lo prendiamo noi. È vero, magari in altri paesi si è più aperti, ma potremmo essere aperti anche noi, che siamo intelligenti, siamo artisti, abbiamo una creatività apprezzata da tutti. Parlando con quell'azienda dicono: noi abbiamo vinto una serie di commesse in una serie di grattacieli a Miami, adesso lavorano in tutto il mondo, proprio perché abbiamo una capacità esecutiva innovativa, unica, certo, e anche riusciamo a fare anche scorrevoli di dimensioni, sì, che sì, l'esecutività ce l'apprezzano ancora, sì, perché per esempio questo cliente che adesso vive a Tel Aviv, per il quale sono continua a dire: ma se mi portasse giù un'impresa italiana, perché io con gli italiani lavoro bene. Cioè, ci rispettano come bravi attori del nostro ruolo. Senti, ringraziandoti, adesso ti faccio una domanda. È facile o difficile avere un figlio che fa l'architetto? Cosa hai mai chiesto? Sei difficile? Se è facile o difficile avere poi un figlio che ha seguito la tua strada in un altro settore. E poi un nipote che si è iscritto all'architettura, anche il figlio del figlio. No, sono molto orgogliosa, perché si dirà i Boeri. I Boeri. Tra 50 anni si dirà i Boeri, quindi figurati. No, sono contenta perché il nostro lavoro è bellissimo. Io prima sono in età quasi di morte, ma lavoro ancora con una gioia enorme. E mi piace rinnovare ogni mattina il mio ruolo di progettista, e quindi sono contenta, è un regalo che ho passato a Stefano, questo Stefano lo sta passando a un figlio suo. E poi anche io mi ricordo quando avevi lo studio in Via De Grassi e trovavo le mie ex studentesse che lavoravano da te e uscivano sempre stanche ma felici, ma dell'attività che si avevano fatto in studio, sì, no? Molto è un contente. Lavoro che dà gioia e si cerca di dare la gioia agli altri col nostro lavoro. Quindi, essendoci tanti giovani, tanti nostri studenti, certo, un invito in questo senso. Insomma, tra il medico, l'ingegnere, che vabbè un pochino ci serve, ma non è proprio essenziale, l'avvocato e così, ricordatevi che il nostro lavoro è un lavoro creativo che dà gioia veramente, impegnativo ma con gioia. E quindi è ancora così.
dato che pensiamo al futuro, invito tutti, se non l'hanno già fatto, a vedere la mostra che abbiamo qui in Triennale sul futuro, semi di futuro, le nuove tendenze che nascono dalla ricerca dell'Ateneo. Certo. E poi per chi non l'ha fatto, è ancora fino, mi pare, ancora due mesi, c'è la mostra Museo della Scienza, che invece è sulla storia del Politecnico. Bello. E se avete l'occasione, adesso al Piccolo ci sarà lo spettacolo della Curinum sulla storia del Politecnico, che è davvero stupefacente, perché io penso alla parte sul ruolo delle prime donne laureate, e invito il pubblico, se non ha visto quello spettacolo, ad andare, perché davvero è una ricostruzione dei diversi momenti della storia dell'Ateneo, davvero toccante in alcuni punti, ci fa sorridere in altri, ma a tutto tondo è davvero molto efficace. E quindi ringrazio Cini, che è sempre una ragazza con fresche idee e con la voglia di darci ancora in positivo una serie di messaggi, che anche in un momento non facile per la professione, eccetera, però è un messaggio positivo di lavorare con gioia e cercando di dare gioia anche ai nostri committenti. Appunto, essere capaci di ridere ancora, cosa che è sempre più rara, di essere felici di quello, dello spazio nel quale si vive, insomma, dare gioia, lo facciamo con gioia, ma cerchiamo anche di dare gioia. Indubbio, il design italiano ha tutta una corrente in cui lo humor è fondamentale, però forse negli ultimi mesi l'abbiamo un po' persa di vista, no? Certo. Cerchiamo di recuperarla. Ci danno delle pestate grosse, insomma, quindi dobbiamo reagire con forza, se no soccombiamo anche noi con le nostre buone idee, eccetera. Bene, ti ringraziamo. Grazie a te, Matteo.